Assessore, prima parte dei lavori qui su Piazzale San Francesco completata e oggi la, la riconsegna e poi la riapertura anche al transito dei bus. Sì, in un cronoprogramma che l'impresa ha rispettato grazie ai tecnici e grazie a un'attenzione rispetto al luogo che da domani tornerà a essere baricentrico rispetto all'afflusso di giovani e studenti e lavoratori nella nostra, nella nostra città. Ricordiamo cosa è stato fatto? Beh, qui sostanzialmente abbiamo rifatto il manto stradale, abbiamo messo delle, dei, dei marciapiedi salvagente insomma, che si vedono e si trovano in tutte eh, oramai le moderne autostazioni eh, della nostra nazione e quindi un intervento di riqualificazione dell'intera area eh, su fondi master plan che prevedevano il ripristino in tutte le stazioni d'Abruzzo. L autostazione d'Abruzzo. Un altro tipo di lavoro. Sì, sostanzialmente adesso apriamo al traffico dei pullman e andiamo a recintare l'altra area, ossia quella dell'autostazione, bar e servizi igienici. Prevediamo insomma in tempi non troppo lunghi di riconsegnare anche l'autostazione della parte biglietteria servizi igienici e bar, però questo lo vedremo insomma, andando avanti. Ecco. Sarà una struttura che verrà buttata giù o no? Allora all'origine c'era questo pensiero, ma molto probabilmente in un'interlocuzione eh, con i tecnici si è deciso di eh, riflettere ulteriormente perché con un ricondizionamento al nuovo sostanzialmente sulle parti strutturali ammalorate interveniamo grazie anche a un mila euro messi come posta dall'amministrazione comunale e sulle parti perimetrali eh, con Tua andremo a, ric a ricondizionare molto probabilmente al nuovo tutta la struttura, eh, evitando così lungaggini di un nuovo progetto. Però stiamo riflettendo ma... Probabilmente si va verso una direzione che è quella del ricondizionare l'esistente, con una percezione al nuovo chiaramente. Sull'ipogeo abbiamo fatto già il punto nei giorni precedenti, stiamo procedendo anche lì in una maniera. Ehm, puntuale, non dico spedita, ma puntuale, dato che comunque la chiusura dei lavori è per fine novembre, come da, da cronoprogramma, vediamo di anticipare ove possibile, però insomma è chiaro, intanto eh, riconsegniamo questo spazio alla fruibilità eh, sicuramente al meglio di come l'avevamo lasciata. Nella riapertura totale della carreggiata su Piazza Garibaldi non ci sarà a stretto giro. Non per la riapertura delle scuole, che peraltro in alcuni plessi iniziano le lezioni oggi, per cui come abbiamo visto, piazza Garibaldi è ancora chiusa, ma stiamo lavorando per essere il più veloci possibile.